tutti ragazzi, io sono Tommy e io sono Emma, benvenuti in questo nuovo video. Sigla! Ancora. Oggi siamo qui, anche noi, con lui, incredibile ma vero, Samsung Galaxy Z Flip, che andremo ad unboxare insieme. Allora, io farei solo una piccola promessa per chi non fosse, diciamo, a conoscenza di questa tecnologia nuova, ragazzi. Che cosa? Spiegacelo un po'. Parliamo del nuovo telefono pieghevole di Samsung che comparirà qua in questo momento. C'era già un'altra versione che era il Fold, comparirà qua sempre in un altro momento. Però questa è la nuova versione più compatta e più piccolina, che comunque viene vuole un telefono grosso come il mio, che è un Note 10 Pro. Quindi le dimensioni da aperto sono di un telefono comunque top di gamma, e chiuse sono veramente comode. Assolutamente sì, per le persone che necessitano. Infatti questo telefono qua è di mio padre, perché l'ha comprato per lui, in quanto ha bisogno di un telefono piccolo da portare in giro quando magari va a sciare, in moto, chi lo sa. Esatto. E questa è la soluzione perfetta. Esattamente. Ammazziamo. Quindi io adesso andrei ad aprire questo bellissimo pacchetto. Cercherei di farlo nella maniera più delicata possibile. Possiamo iniziare a spellicolare per bene. Ok ragazzi, confezione bellissima con questo Z di Z Flip in rilievo. Quindi per la grandezza scatola abbastanza grande in comparison con quella mia del Note 10 Pro 5G, siamo lì. La larghezza ovviamente è più largo quella del mio, però è più alto quello dello Z Flip. Comparison con un iPhone XR, le dimensioni sono queste. Comunque il telefono è grande, direi. Z di Z Flip è qua, e quando flippiamo la confezione ci esce la scritta Flip qua in rilievo. Quindi aprendo il telefono in questo modo qua, attenzione ragazzi, siamo per aprire la confezione. Il futuro cambia forma, ecco Galaxy Z Flip. Noi alziamo, ecco il telefono qua. Signori, incredibile, non ho mai visto un pieghevole, è la prima volta che vedo un pieghevole della Samsung Vita mia, perché il Fold non ho avuto possibilità di unboxarlo. Intanto mi sono dimenticato, nella confezione troviamo all'interno, nascosta come fa sempre ultimamente Samsung, una manuale cosa qua, ma non è istruzione, è la cover. La cover, ah, c'è pure la cover, questo non la so. Pure la cover, perché ragazzi, comunque con un prezzo di 1520 euro ti danno anche la cover. Piccola premessa, io secondo me con 1500 euro delle Galaxy Buds, cioè le cuffie wireless, potevano metterla come hanno fatto con il Fold, è vero. Però c'è da dire che questi 500 euro in meno, ci stiamo avvicinando sempre di più ai prezzi, una fascia comunque, ai prezzi attuali. Anche perché 1500 euro sono un iPhone 11 Pro Max da 512 giga. Quindi cover, ci viene detto cover trasparente, normalissimo, ci viene spiegato anche come applicarla, dopo lo vedremo, ma ora ragazzi passiamo a lui. Che bellissimo Z Flip. Ci dice care instruction, poi queste qua bisogna farle leggere a mio padre. Ragazzi, il dispositivo è in mano. Mi farei un momento ASMR dello spellicolamento. Sì, ma prima volevo... Allora, Galaxy Premier Service, questa qua è la nuova, diciamo, garanzia, aiuto che fa Samsung. Packaging, che comprende lo conosciamo. Un danno occidentale. Danno occidentale, fino a 12 mesi, conosciamo, chi conosce la confezione Samsung, caricatore da 15 Lasco. Watt, se non erro, carica rapida. Soliti adattatori per trasmissione dei file, cavo di ricarica, USB e USB tipo C, e le cuffie in dotazione da AKG, ufficiali Samsung, con USB-C, in quanto hanno tolto anche il jack dell'audio in questa confezione. Perfetto. Parlando di specifiche, allora, un telefono, questo qua nel mirror black di colore, poi c'è anche il mirror purple e il mirror gold in alcuni paesi. 256 GB di memoria, a differenza del Fold, questo qua va solo in 4G, ma quando è che ci serve il 5G, voglio dire? 5G comunque. Io ho il 5G qua e quando vado a Milano lo prende, per carità, ma tra un po' diciamo di mesi poi stare... Cioè, non funziona ancora molto bene. Possiamo passare allora allo spellicolamento, dai. Ragazzi, madonna che figata, è bellissimo. Vuoi vedere bene in cam? Ragazzi, telefono senza nessuna diciamo protezione. Devo dire che i bordi non sono tanto spessi, lo schermo a differenza del Fold è in vetro. È un vetro flessibile. La cerniera è simile a quella utilizzata nel Fold. E tra l'altro facciamo vedere che dietro c'è comunque uno schermo. Abbiamo uno schermino utilissimo. Allora,
Motorola ha fatto nel Razr lo schermino più grande centrale, qua però Samsung, parere mio intelligente, rimpicciolisce lo schermo e aggiunge una batteria anche qua, non solo sotto, sia per calibrare il peso, perché comunque il peso non è neanche pesantissimo, anzi, e poi per comunque avere una più capacità di batteria. Io me lo aspettavo molto più pesante, è leggerissimo. È pesa come il mio. È leggerissimo, ah, ma la scocca è in metallo. Vero che la piega si vede, ma io la vedo, cioè, pochissimo. Qua contro luce si vede, al tatto si sente, al tatto po', si sente pochissimo. Sì. Però già da questa inquadratura non si vede per niente. Ragazzi, passiamo alla prima chiusura di questo telefono. Oh, Alessio, al cuore chiuso. No, come giuro, chiudo il telefono? È bruttissimo. Cioè, tu ben sicuro lì, come se lo chiudi si spacca questo qua. Com'è? Questo qua si chiude, cioè, ragazzi. No, questo qua. Prego, prego. Faccia l'apertura. Ragazzi, sono un po' emozionato perché No, ti guarda che la prima volta ci rimane malissimo. Perché è brutto. Ti si blocca il cuore. No, non ho mai chiuso un telefono. È una roba pazzesca. Io non pensavo fosse così figo, eh. Può appoggiarlo così in ufficio per vedere l'ora, qualsiasi cosa. Puoi metterlo così, puoi metterlo così, così. Cioè, inoltre è comodo anche per delle foto. Se non ci sono delle angolazioni che non riusciamo a mettere, a tenere il telefono aperto, lo possiamo inclinare, appoggiare su una superficie. Fare comparison con S9 Plus che abbiamo qua e Note 10 Pro, dunque, di grandezza, di tutto. Allora, questo è con 10 Pro, altezza uguale, ovviamente pochissimo, forse più alto perché hai i bordi fondati, larghezza però più stretto. Con S9 Plus a differenza, più piccolino, però più largo. Piccolino, però il mio è leggermente più largo. Infatti il telefono, il flip è più lungo. La cosa figa è che chiudendo il flip... Però la prima volta non vuoi chiuderlo. Però ragazzi, è questo il fatto. Certo. Questo è la bellissima zainiera di Samsung che ha messo qua con la scritta Samsung, bellissimo. Magari da chiuso potrebbe essere leggermente più alto, però di sicuro, vi assicuro che tenere un telefono così compatto in una tasca mentre si scia o mentre si è in moto è di sicuro più complicato. Però secondo me, quando uno ha delle mani occupate, aprirlo diventa, cioè bisogna prendere solamente un po' l'abitudine. Allora abbiamo tasto recensore spegnimento con implementato sistema di impronte digitali, quindi di solito era un altro tasto, volume qua, non più a sinistra, qua ho fatto qua, perché a sinistra abbiamo il carrellino che è fatto solamente per di SIM. Una SIM non espandibile più SIM virtuale. Infatti la memoria non si può espandere. Capsula auricolare qua, fotocamera interiore, perfetta, due fotocamere esterne da display 6,7 pollici, quindi una grandezza davvero comunque grande. Se pensate che il telefono è così piccolissimo, tu lo apri, hai 7 pollici di telefono. Prima accensione del Z Flip. Eccola qua. Eccola. Samsung Galaxy Z Flip Secured by Knox, powered by Android. Ok, dicevo stavo dicendo, batteria, dicevamo, 3300 mAh. Ora, carica wireless implementata, assolutamente sì. Sì, tutti dicono che c'è questo spessore qua, ma è davvero... Ma io non lo vedo neanche veramente. È davvero, non è più come il Fold, perché ragazzi, il Fold mi ricordo dei video che era davvero spesso. Che era molto... si vedeva proprio l'inclinazione della cerniera. C'è da dire che hanno fatto proprio un bel lavoro. È stata migliorata. Devo dire che secondo me è un bel acquisto. Notifiche, allora qua ci sarà sempre l'ora, vedete, con le solite... specifiche, se voi cliccate ora, batteria, se svoltate pagina, fate uno swipe verso sinistra, vi usciranno le notifiche, che potete leggere da qua. Quando qualcuno vi chiama, vi uscirà il nome, potete o fare swipe e rispondere a via voce, oppure chiudere. Come faccio una volta, si apriva, si apre, si risponde al telefono, si chiude e la chiamata si attacca. Un po' per i nostalgici. Con un doppio clip, doppio tasto sul tasto di accensione, qua uscirà per farsi selfie dal fotocamera anteriore. Quindi puoi farti selfie con una qualità migliore e col telefono chiuso. La camera posteriore. E col telefono chiuso, quindi faccio così, mi faccio un selfie. È molto molto comodo. Posso anche vedere. Assolutamente, dallo schermino, anche quando uno fa i video. Comunque, cioè tu puoi fare i vlog così. Una persona può fare i vlog con pochissimi centimetri di telefono in mano ed è assolutamente comodo. E stessa cosa puoi farlo anche ovviamente dal telefono aperto, c'è una funzione sulla fotocamera che ti dice attiva lo schermino e tu potrai vedere tutto. Il telefono che si presenta in questo modo, chiusura sicuramente, parte ovviamente interiore con lo schermino che rimane qua, quindi con lo spazio è qua. Con l'always on display. Always on display che comunque se lasciate il telefono aperto, adesso non so se esce perché c'è il coso di inizio,
Sì, rimane lo Vision Display anche qua. Comodissimo. Questo è il nostro il telefono Z Flip, ragazzi. Perfetto. Bellissimo, secondo me sarà un ottimo acquisto. Poi vedremo mio padre cosa mi dirà, ma secondo me sarà felicissimo perché cercavo proprio questo. Lui voleva il Fold, che comunque era un grande che diventava ancora più grande. Però questo qua, ragazzi, diciamo che il Fold ha un'utilità più per un tablet. Dipende da caso a caso. Calcolate che sono comunque 500 euro in più. E complimenti, perché è una grande innovazione. Ci stiamo spostando verso un mondo non dei classici telefoni, esatto, piatti, ma stiamo sperimentando. La mia domanda è: va bene che arriva sempre dopo e tutto, ma dopo 3 anni Apple dove sei con dei pieghevoli? Perché io vorrei vedere un iPhone pieghevole. Sì, secondo me prima o poi lo vedremo. Di sicuro non sarà ancora questo l'anno. Vedremo, di sicuro lo porteremo. Perché lo porteremo. Detto ciò, ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Fatto così, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanellina. E niente, ci becchiamo ad un prossimo video. E ciao!